Ciao ragazzi, sono Pietro D'Accordo e voi state ascoltando lo Hot Tone X-Tomp. Lo Hot Tone X-Tomp è un pedale programmabile a cui è possibile applicare degli effetti a scelta tra quelli messi a disposizione da una libreria online. Per funzionare ha bisogno di uno smartphone, in questo caso un iPhone SE, e della relativa app, gratuita sull'App Store. A qualcuno a questo punto sarà tornato in mente il Digitech iStomp. La differenza è che l'X-Tomp è capace di ricevere gli effetti senza fili, solo col Bluetooth. E che questi sono tutti gratuiti, almeno per il momento. Apriamo la app e troviamo subito la lista degli effetti, che comprendono simulazioni di amplificatori, distorsori overdrive, compressori, equalizzatori, modulazioni e ambienti. Molto interessante è la sezione combo, che mette insieme coppie di pedali come un riverbero e un eco, o un chorus e un distorsore in un singolo preset. Gli effetti si ispirano a prodotti famosi come gli amplificatori Black e Marshall, ovvero un Fender e un Marshall, oppure un Tube Screamer. In ogni pagina c'è una grafica del pedale, la spiegazione delle funzioni che avranno le manopole una volta caricato l'effetto e una descrizione del pedale, compresa di nomi originali. In questo caso un Big Muff. Per ognuno si può decidere se far lavorare lo switch come True Bypass o Buffered. E per gli effetti d'ambiente si può decidere se avere anche i Trails. Per caricare l'effetto nell'X-Tomp basta cliccare su Load to Device, poi sull'X-Tomp nel caso ne avessimo più di uno. L'immaginetta è di un boss OD1 perché il pedale è attualmente in memoria, quindi clicchiamo di nuovo su Load to Device. Il pedale è pronto per suonare. Ci ha messo un attimo perché avevo già caricato questo effetto in precedenza, se invece non l'ho mai fatto prima ci vorrà qualche secondo. L'X-Tomp è una novità freschissima ed è in pieno sviluppo, quindi ci si può aspettare altri effetti a breve. Sono curioso di scoprire cosa verrà fuori nella sezione special. Nella recensione su Accordo, linkata tra le schede di questo video, trovate maggiori informazioni e il nostro giudizio sull'Hotone X-Tomp. Ma ora vi lascio a qualche suono. Questo è un Beat Crusher. Octaver polifonico con ottava superiore e inferiore. Una copia Ibanez Tube Screamer TS9. Copia Boss DS1. Delay analogico tradizionale. Delay con l'aggiunta di un po' di modulazione. Combo, copia Boss OD1 con aggiunta di tremolo.
AutoWa. Simulazione Marshall JCM 800. Chiudiamo con una simulazione di cassa Fender Blackface 1x12.